Ciao a tutti, in questo video tutorial vedremo la funzione spaccato 3D di Arcline XP. Tale funzionalità ci dà la possibilità di sezionare il modello 3D dell'edificio su cui stiamo lavorando. Dal menu Visualizzazione Genera 3D Crea 3D Spaccato possiamo accedere alle diverse funzioni che Arcline offre. Partiamo vedendo il comando Sezione Rettangolo. Una volta attivato il comando andiamo in vista 2D a definire il primo vertice del rettangolo che determinerà la porzione di spaccato del modello che visualizzeremo in vista 3D. Una volta determinate le dimensioni del rettangolo, automaticamente Arcline andrà a generare uno spaccato del modello 3D del solo piano attivo. Il rettangolo tracciato viene riconosciuto da Arcline come un semplice blocco. Quindi è possibile spostarlo, cancellarlo e, nel caso in cui volessimo ridefinire le dimensioni del rettangolo tracciato, cliccare con un clic destro sul blocco, cliccare su Apri blocco e agire su di esso. Nei due vertici inferiori del rettangolo tracciato sono presenti questi due simboli che ci danno la possibilità di rigenerare lo spaccato 3D del singolo piano e dell'intera struttura di piani dell'edificio. Nel caso in cui avessimo bisogno di generare direttamente uno spaccato 3D di tutti i piani architettonici, possiamo utilizzare il comando Selezione Rettangolo Tutti i piani. Infine, i due comandi Selezione Poligono e Selezione Poligono Tutti i piani, a differenza dei comandi selezione rettangolo e selezione rettangolo tutti i piani, genereranno il modello 3D spaccato della selezione specificata dalla polilinea chiusa definita in vista 2D. Anche in questo caso la polilinea definita verrà riconosciuta dal programma come un blocco 2D, su cui potremo agire spostandolo, cancellandolo o editandolo.